It's a great honor to be invited to Pesaro. I am presenting with Team Drum my new mixed media work called The Life. In un videomessaggio proiettato al Centro Arti Visive Pescheria, Marina Abramovic presenta The Life, opera immersiva che la stessa artista della performance di fama planetaria definisce il suo primo esperimento nell'utilizzo della tecnologia finalizzata ad ampliare l'idea di come le arti performative possano essere viste in futuro se l'artista non è più presente. The Life è un'opera immersiva che dal 5 al 18 giugno sarà sperimentabile al Centro Arti Visive Pescheria, alzando il livello di Pesaro Capitale della Cultura Italiana attraverso un evento di rilevanza artistica mondiale. Pescheria, dove oggi si è tenuta un'anteprima dell'evento immersivo, fruibile attraverso un visore digitale, come spiegato dal regista Todd Eckert, presidente e fondazione di Team Drum. The audience will be wearing a device that has actually never been shown in Italy. Il pubblico indosserà un dispositivo che è la prima volta che verrà mostrato qui in Italia. In realtà è proprio la prima volta che verrà utilizzato in Italia. E in realtà quello che ci interessa non è la tecnologia, ma quanto quello che siamo riusciti ad ottenere con la tecnologia stessa, perché avremo Marina che si troverà nel centro della stanza e sarà visionabile proprio a 360 gradi. E quindi è proprio la performance che ci interessa di poter trasmettere al pubblico, quindi quello che il pubblico potrà aspettarsi è semplicemente di vedere una cosa che non ha mai visto prima. The Life è il primo evento immersivo di arte performativa in realtà mista. Il visore per la realtà aumentata sviluppa la presenza dell'ologramma di Marina Abramovic, trascendendo la sua assenza fisica. Un'opera che riflette sul potere dell'arte come forza non tangibile. Una performance che propone alla città una grande riflessione sulla presenza del corpo, ma soprattutto ci consente di ragionare sulla relazione tra natura, arte e tecnologia, che è il tema proprio di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Quindi un grande sogno, quello di avere un artista della portata di Abramovic a Pesaro, ma soprattutto l'occasione per poter fare anche un bilancio di questi sei mesi di Capitale della Cultura, una capitale che, come sapete, è costellata di eventi che spaziano tra diversi linguaggi espressivi e anche della comunicazione sociale. È un lavoro di un significato profondo che ha a che fare con la connessione umana, ha a che fare con la presenza, con l'assenza, ci pone anche nuovi interrogativi, magari anche qualche soluzione rispetto a anche ai periodi, pensiamo ai due anni della pandemia, quindi allo sfilassamento dei rapporti, ma anche alla necessità di riconnetterli con e senza l'apporto del digitale, misurando quindi la presenza o l'assenza, ma soprattutto è anche una grande occasione per riflettere sulle relazioni umane. In questi giorni, in maniera completa, compreso tanto il lavoro di backstage degli episodi precedenti, da Parigi a Londra a Berlino a Los Angeles, che Marina Abramovic ci ha tenuto prima di Pesaro, ora in questa versione più completa c'è la possibilità di percepire tutto il senso dell'esperienza fino al 18 di giugno, quando sarà fisicamente con noi Marina Abramovic al Teatro Rossini per incontrare assieme al curatore il pubblico ed entrare quindi, diciamo, anche fisicamente nella città e nell'incontro con le persone.